secondo modello che è stato sviluppato per la comprensione della comunicazione, naturalmente negli esseri umani, è nato successivamente al modello lineare ed ha preso spunto dagli studi fatti nell'ambito della cibernetica. Alcuni elementi fondamentali della cibernetica sono lo studio della retroazione, quindi di come i sistemi interagiscono tra di loro e si modificano vicendevolmente. E questo modello, in ambito della comunicazione, è conosciuto anche come modello quindi interattivo, in cui i due elementi che comunicano, l'emittente ed il ricevente della comunicazione lineare, in questo caso interagiscono vicendevolmente in una forma di feedback, in una forma di retroazione. Data questa circolarità dell'informazione che passa dal ricevente, dall'emittente al ricevente e viceversa, questo modello è anche chiamato a due vie, o anche modello circolare o anche modello simmetrico. Capiamo in questo contesto cosa significa simmetrico rispetto al modello precedente. Il modello precedente era fondato, quello lineare, sulla asimmetria tra emittente e ricevente, l'emittente che manda messaggi e il ricevente che li riceve, mentre in questo nuovo modello, fondato sull'interazione, quindi su principi della cibernetica, il modello è simmetrico. Entrambi gli attori della comunicazione sono allo stesso tempo emittenti e riceventi. Un elemento importante di questo nuovo modello è l'andare oltre la semplice trasmissione del messaggio e quindi comprendere e dare rilevanza al fatto che entrambi gli attori della comunicazione devono condividere non solo i codici, ma anche altri importanti elementi che intervengono nella comprensione dei significati, come i valori o i significati delle parole, perché non è scontato che ci sia una perfetta comprensione dei significati quando noi utilizziamo le parole per comunicare, e questo anzi è uno dei più grossi problemi della comunicazione. Il fatto che noi crediamo di parlare della stessa cosa quando spesso questo non succede, perché i significati che noi diamo alle parole possono essere diversi. Naturalmente questo non si applica a concetti o parole semplici come possono essere quelli di sedia o tavolo, ma possiamo immaginarci come possa essere più complicato parlare di altri elementi come amore, pace, sono elementi astratti che richiedono una grossa condivisione per essere compresi appieno. Questo nuovo modello cerca di mettere anche questi aspetti nel paniere della comprensione teorica della comunicazione. Questo nuovo modello quindi è fondato su aspetti di mutua interazione tra gli attori della comunicazione, che modificano i loro atti comunicativi per cercare di essere compresi. E in questo caso si vede chiaramente l'aspetto cibernetico di questo modello, no? Perché noi possiamo pensare, mutatis mutandis, naturalmente, al concetto di termostato. Cioè, un termostato è una cosa che mantiene la temperatura di una stanza e quindi incarna l'elemento retroattivo della cibernetica. Il termostato accende il riscaldamento se la stanza è troppo fredda o spegne il riscaldamento se la stanza è troppo alta, se la temperatura della stanza è troppo alta, per mantenere una temperatura costante. Allo stesso modo, la trasmissione dei messaggi è modulata nel modello interattivo attraverso la interazione tra gli attori e la comprensione, quindi, del messaggio. E in questo caso l'efficacia della comunicazione quindi nasce non tanto dalla capacità dell'emittente
di trasferire il messaggio, ma quanto dalla capacità del ricevente di comprenderlo.